questa è la seconda fase delle celebrazioni. Siamo allo stadio Natalpalli, che non fu il primo campo da gioco del Casale. Il Casale si trasferì in tre campi nella sua storia. Il primo in Corso Valentino, dove c'è il giardino nero stellato. In quel campo il Casale vinse con Reading, la prima volta che una squadra italiana riuscì a battere una squadra inglese. In quella tournée italiana la squadra inglese perse addirittura con la nazionale e con le società di Milano. Poi il campo venne trasferito dove c'era l'ex Citroen, in via Ottavio Marchino. E infine, a fine anni 20, venne edificato l'area embrionale di quello che è stato lo stadio Natalpalli, che quindi Raffaele Iaffe ha vissuto. Non è, dal punto di vista storico, non è fuori luogo proprio per la sua appartenenza allo stadio qua alla Pietralinciana. Questa è la prima cosa. Quindi lui visse questo campo, non è un adattamento. E questo campo è da 90 anni la storia calcistica del nostro territorio. Abbiamo avuto modo di intitolare Raffaele Iaffe in occasione di un podcast molto interessante che produsse Repubblica proprio sulla stella di cartone, sulla storia gloriosa della maglia nerostellata, un parco a Raffaele Iaffe, che era preside, formatore, educatore, grande sportivo, grande appassionato, sicuramente una persona amante della vita, della compagnia, delle risate, del bel gioco del pallone, che all'epoca era un po' embrionale, però era un tentativo iniziale di quello che è lo sport di questi ragazzi oggi, che rappresentano la maglia nerostellata che lui scelse, amò, e che venne definita la maglia più bella del mondo da una speciale giuria selezionata di 100 giornalisti sportivi a livello mondiale. La vita di Iaffe, il suo percorso, le amicizie, il legame con gli allievi e con la squadra della città venne interrotto quando le leggi razziali gli impedirono di proseguire la sua attività di preside, di dirigente sportivo. Era di origine ebraica, per affetto della moglie che amava moltissimo, si convertì alla religione cattolica. Non lo fece, e questo lo citano le biografie, per un particolare afflato religioso. Ma era una persona mite, era buono. La moglie era molto cattolica e teneva tanto che la accompagnasse alla messa della domenica. Allora lui decise, pur non rinnegando ovviamente mai le sue origini, di convertirsi. E questo riteneva che lo potesse fermare dalla furia della persecuzione. Questo non fu. Egli venne rapito all'affetto dei suoi cari, rapito nella propria casa, deportato, e poi morì in campo di concentramento ad Auschwitz. Fu una vittima eccellente della nostra città, del nazifascismo, ed è una delle grandi vergogne delle quali questa città e il regime si sono macchiati. Oggi noi lo ricordiamo come avrebbe voluto essere ricordato. Un uomo di sport, un uomo mite, un uomo che amò sempre il Casale Calcio e che contribuì, anzi, scusate, il Casale FBC. Football Club. E questa è l'altra curiosità, perché quando rifondammo il Casale Football Club nel 2015, c'erano, vabbè, dire che c'era Giuseppino Coppa è superbo, perché io non l'ho mai visto, quindi è un po' come Natalpalli, Giuseppino Coppa, Casale Calcio, cioè, è un'osmosi. 2014, scusa Dario, perché lui disegnò il logo, Calemme disegnò il logo quell'anno e ci accompagnò in federazione, e dissero: ma guardate che è un errore, Football Club è FC. E noi dicevamo: sì, però alla fondazione l'inglese non lo sapevamo bene, e allora noi fummo l'unica società mondiale, al posto di avere Casale Football Club scritto FC, foot-ball-club. E quindi mi ricordo che eravate a Roma e chiamò Giuseppino e mi disse: ma la dicitura giusta com'è? Allora siamo andati con Ramezzana a cercare e ci siamo accorti che all'epoca si mise il nome con tre trattini. E quindi con questo aneddoto divertente voglio ricordare un grande casalese, un grande sportivo, una persona sicuramente che, se fosse in vita e fosse un momento come questo, ci chiederebbe di essere
felici di quello che lui ha saputo inventare e di quello che negli anni successivi si è costruito. Grazie. Aggiungo due parole a quelle che ha detto il sindaco Riboldi, dicendo giustamente che era una persona impegnata sul sociale, impegnata sul civile, ha fondato una scuola, ha aperto tante aperture, come dicevamo prima, il problema è di essere connessi e non di essere divisi. E fu portato via dai fascisti, preso, portato via di colpo, cioè lui viveva una vita sociale nel tessuto sociale della città, partecipava all'attività della città e preso, portato e perso, finito i campi, eccetera. Jaffe fece molte altre cose, c'è il nostro amico Don Paolo Cassano, che prego di venire qua un attimo, perché lui ha portato un oggetto che è stato posizionato lì e che è il ritratto di Raffaele Jaffe. Non so se tu vuoi dire qualcosa, visto che sei parte del... Solo una parola, è un uomo di studio, un uomo di cultura, era professore di scienze, è stato preside prima dell'ANS, è stato poi preside alle Ardi, dove è stato un professore. E poi quando negli anni 60 partì l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio, si pensò di intitolarlo proprio lui come una figura rappresentativa. Poi nel 2000 siamo passati, io sono stato per anni vicepresidente del professor Robussi, siamo passati alle Ardi e è sempre come dire tornare a casa, perché dalle Ardi che il professor Jaffe era partito nel suo insegnamento, nella sua opera culturale, nella sua testimonianza. Grazie Paolo. Tutto a tutti. Ci chiedevamo un attimo fa l'importanza dello sport e il fatto che oggi viviamo tutti le cronache sportive in cui si emettono continuamente frasi razziste. C'è una dimensione dello sport che è estremamente aggressiva. E ci chiedevamo un minuto fa il valore dello sport. E chiedo a Giuseppe Coppo di dirci due parole sul senso dello sport per lui. È una vita spesa per lo sport. Guarda, io ho speso una buona parte della mia vita al dottor. Leva di una mascherina tana senza mascherina. Parla più forte. Effettivamente ho passato parte della mia vita con la passione sportiva, non solo col Casale Calcio, insomma, col pallone elastico, con altre società sportive. Ed è una cosa che abbiamo sempre considerato, soprattutto a livello del settore giovanile, importantissimo. Direi che i ragazzi che entrano a fare lo sport, calcio in particolare, perché poi credo che sia lo sport più amato, dove la prima cosa che un bambino riesce a fare è dare un calcio a un pallone. Ed è sempre stato nella nostra attività seguito e con modo particolare il settore giovanile proprio per questo motivo. Detto questo, io vorrei tanto ringraziare le autorità presenti, gli organizzatori per averci invitati a questa importante cerimonia che nella giornata della memoria rende onore a Raffaele Jaffe che fondò il Casale e per anni il Casale Double Club, devo ricordare il vero titolo del nome della società al momento di essere stata fondata. E Casale raggiunse i massimi livelli
nazionali del calcio fino a vincere un campionato italiano. E io credo che sia, l'unica o una delle pochissime società, l'Italia sicuramente l'unica, delle pochissime società di una piccola città, non un capoluogo di provincia, ad avere vinto un campionato. Invece in Europa. Infatti. Per cui sono onorato di essere qua a rappresentare il Casale e vorrei ancora ringraziare tutti, in modo particolare la comunità europea. Grazie. Grazie. Io penso che se Raffaele Jaffe, negli anni in cui fondò il Casale, lo fece era perché voleva che si integrasse. Come lui era integrato sul tessuto sociale della città, ha anche un aspetto di sport che è fortemente integrante, perché lo sport ha questa forza di mettere in squadra, in cui tutti sono importanti. Il più grande, il più piccolo, il più veloce, il più forte, sono elementi che giocano insieme, come dovrebbe essere la società civile, che è un esempio di formazione, un esempio di struttura. In questo tipo di logica, quando si è insieme non ci si dimentica dell'altro, non si è indifferenti agli altri. Allora mi permetto di leggere due righe, che però mi devo fare aiutare da un paio di occhiali, se no non ce la faccio. Aspetta che ci arriviamo. No, no, vuoi leggere tu, ma non la leggo io. Aspetta. Le righe sono scritte, sono state scritte da un pastore protestante, Martin Niemöller, che è stato preso nei campi e anche lui ha subito ciò che è successo nel secolo scorso. Prima vennero i comunisti e io non dissi nulla perché non ero comunista. Poi vennero i socialdemocratici e io non dissi nulla perché non ero socialdemocratico. Poi vennero i sindacalisti e io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi vennero per gli ebrei e io non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. La società civile è fatta del rispetto degli altri, è fatta della capacità di integrare le differenze e di non essere indifferenti. Nella parola indifferenti c'è tutto quello che non va fatto. In questo tipo di logica, se noi lasciamo che gli altri prendano possesso dei nostri margini di libertà, noi arriveremo tutti a perdere la libertà, che è il bene assoluto di qualunque società umana. E io credo che in questa logica il ricordo di Jaffe sia un monito per chi si occupa di sport, per la città tutti e per tutte le presenze che sono qua, che se siete qua è perché siete tutti impegnati nel sociale, se no non sareste qua in questo momento. E noi siamo tutti rappresentanti di questa continuità e dell'impegno che dobbiamo avere tutti i giorni nel sociale, perché sia ogni giorno un giorno in cui non ci si dimentica delle cose sbagliate. Il giorno della memoria è fatta per non dimenticare gli errori, non solo quelli della Shoah, ma tutti quelli che si possono fare in ogni momento storico. E questo serve ad affermare ciò che è giusto, e cioè la verità. Io credo che a questo punto possiamo posare la pietra. Normalmente la pietra veniva posata dall'artista che veniva, e l'abbiamo visto negli anni passati, fotografie che sono girate sui giornali locali. Gunther Demig era l'uomo che arrivava, aiutava, posava materialmente la pietra, che oggi invece, grazie all'amministrazione, abbiamo un aiuto materiale che ci sta aiutando. Metta ancora un po', che poi dopo le barre ci vogliamo. Ok, siamo così. Allora, dai, però prima di mettere, guardate. Ne riparto. Scusate, sei? Facciamo vedere la pietra. Vai,
No, deve andare al filo, adesso lui riempie i laterali. Lui la schiaccia lui. Ce l'abbiamo messa dai. Se poi la schiaccia, la porta a livello lei. Sì, se è un po' più alta, altrimenti non è vinciamo. No, ma prima bisogna. Se non è più alto non è vinciamo. Oh, sì. Ma lì non si può.